La prima domanda è sulla vostra visione sui mercati in questo momento. Qual è la vostra idea e un po' le previsioni che mettete in conto? Allora, come molti di noi suppongo risponderanno un po' nella stessa maniera, siamo molto negativi sui mercati monetari, nel senso che con i tassi di interesse così bassi non ci aspettiamo niente dei prodotti monetari, dunque siamo al di fuori di questa asset class. Sulle obbligazioni vediamo comunque abbastanza tesa come situazione. Cosa rimane? Rimane l'azionario. L'azionario, nello specifico l'azionario Europa, è veramente un asset class sulla quale siamo molto positivi. Per ragioni brevissime. Primo, l'euro debole facilita le società esportatrici europee, dunque è un fattore comunque che ci interessa moltissimo. Il secondo è il prezzo del petrolio, che è basso, dunque che abbassa questi costi energetici, dunque stimola il consumo. E terzo, chiaramente, c'è Draghi, che comunque va in questo senso di aiutare l'Europa. I fattori che magari potrebbero essere un po' a rischio potrebbero essere la Grecia, che più o meno si sta risolvendo, e anche il conflitto Ucraina-Russia, che comunque vediamo che si sta anche lì, non dico risolvendo, comunque temporizzando, e comunque le cose vanno abbastanza bene. Dunque siamo molto positivi su azionario Europa, sicuramente. E in risposta, diciamo, a questa visione di insieme, qual è la vostra proposta in questo momento? Sicuramente noi siamo forti sull'azionario Europa, abbiamo vari fondi come può essere le CIC Aggressor piuttosto che CIC Major, sono due fondi azionari europei con questo nostro processo stock picking puro bottom up molto attivi, che danno i loro frutti. Comunque per un cliente un po' più avverso al rischio, magari che la volatilità di un fondo azionario potrebbe spaventare, la nostra proposta si chiama Echiquier RT, che è un fondo diversificato, bilanciato, flessibile, dallo 0 al 50% su azionario Europa, oggi siamo su un 30%, il resto obbligazionario corporate e può avere anche un po' di monetario. Tra l'altro ho una ottima novità, uno scoop per voi, sta per partire dunque il 1° di aprile prossimo una nuova quote di questo fondo Echiquier RT, che si chiamerà Echiquier RT D, di come dividendi, perché sarà un fondo che, come molti di voi hanno richiesto in questo periodo molto interessante, staccherà dividendi alla fine dell'anno. Dunque questo Echiquier RT D è veramente la nostra proposta in questo mercato. E lei recentemente ci ha promesso anche qualche novità sul fronte degli accordi distributivi. Per quando sono previste queste novità? Allora, questa novità è sempre di attualità, ancora non posso svelare chi sarà questo nuovo accordo di collocamento, comunque posso darvi la tempistica, sarà sicuramente prima dell'estate, spero anche entro la fine del mese di aprile prossimo, di potervi finalmente svelare chi è questo nuovo collocatore di Finanziario del Echiquier. E noi sicuramente continueremo a seguirvi, intanto buon lavoro e buon proseguimento al Salone 2015. Grazie mille, grazie a voi.